in questo caso mi rivolgevo non solamente nella forma ma anche nella sostanza a lei, per dirle che mi permetto garbatamente di dissentire completamente dalla indicazione che lei ha inteso dare a, come dire, l'incardinamento, pessima espressione, ma insomma all'avvio del dibattito su questa legge. Perché la conferenza dei capigruppo, le cui deliberazioni nessuno, se non il Consiglio stesso, può modificare, ha deliberato un'altra cosa, cioè di limitarsi a incardinare la legge. Con quella pessima espressione, peraltro attuata in modo non corretto spesso da questa e da altre assemblee, si intende semplicemente procedere a quegli interventi che sono, come dire, propedeutici e preliminari della discussione generale. Tanto per capirci, prima che si apra il dibattito che vede impegnati i gruppi consiliari, deve essere messo a fuoco l'oggetto della discussione, e a fare questo provvedono le relazioni di maggioranza, se ci sono di minoranza, e la relazione dell'esecutivo. L'idea di non fare questo, ma fare anche un pezzo di dibattito nella presunzione che esso possa finire, eccetera, eccetera, mi pare che sia una decisione che poi peraltro non mi pare abbia trovato il consenso vero dell'Aula. Tra l'altro, più in generale, mi permetto di dissentire, ma qui mi limito a farlo senza proporre nulla di diverso, mi permetto anche di dissentire dalla decisione della conferenza dei capigruppo, perché questa legge non è il fatto... Non è importante il fatto che questa legge tocca argomenti fondamentali per la vita di un'istituzione regionale, il fatto è che questa legge interviene su un articolo che è legge della regione, i cui effetti andranno a dispiegarsi dal 31 dicembre in poi. Ciò significa che poiché questa legge si decide di non discutere e approvarla, perché incombe la finanziaria, ma si poteva discutere prima, significa che evidentemente in finanziaria dovrà, ne capisco il motivo, ma posso non condividere l'iter, pioverà un articolo in finanziaria che sarà costretto a protrarre i termini del 31-12, altrimenti il 31-12, ripeto, si dispiegano gli effetti dell'articolo 31 della finanziaria. Soltanto ancora una premessa, perché sennò veramente qualcuno che ci ascolta rischia di non capire, la tua minoranza, Robilotta che si alza e dice ve la cantate e ve la suonate. In realtà lo dico a me, lo dico a tutti, in questo caso relatore di minoranza è naturalmente in senso tecnico, in quanto io sono il relatore del gruppo dissenziente, che è quello che io presiedo, della lista civica per il Lazio. Questo significa essere relatori di minoranza, con il che dico che l'atteggiamento che è stato, e la ringrazio, apprezzato dalla collega e vicepresidente della Commissione Laurelli, sarà lo stesso che mi caratterizzerà anche durante la discussione e le votazioni. Intendo fino in fondo dimostrare di avere ragione e dimostrare che in questo la Giunta sta sbagliando tutto. Ma non intendo, e intendo anche dire che questa maggioranza non deve dichiararsi riformista, deve esserlo, ma intendo allo stesso tempo con grande forza dire che non sarò disponibile a far strumentalizzare da nessuno e quindi dalle opposizioni politiche la mia posizione. Poi che si possa convergere, ma mi auguro soprattutto dallo schieramento del quale io faccio parte, che poi si possa convenire su alcune questioni di fondo è altra vicenda, ma non potrò tollerare strumentalizzazioni politiche, così come non potrò tollerare limitazioni all'espressione del mio punto di vista dalla maggioranza stessa. Io vorrei, perché la collega Laurelli ha fatto una relazione, sintetica, ma direi anche abbastanza puntuale, della legge in esame. Io però credo che non sia possibile mettere a fuoco l'oggetto della nostra discussione se non inseriamo questa legge in un contesto più generale. Il contesto è dato da tre elementi. Il primo è una legge che a mia firma, poi ci sono stati altri consiglieri che si sono accodati nella firma della legge,
Il primo elemento è una legge che io sottoscrivo e presento alla Regione molto tempo fa, siamo direi a ottobre del 2006, quindi come dire in tempi non sospetti, in tempi nei quali la questione dei costi della politica non è una questione come dire violentemente all'ordine del giorno, per capirci siamo prima del libro di Stella, siamo prima del V-Day, insomma siamo prima di una serie di fatti che invece hanno prepotentemente portato alla ribalta questo tema. Quella legge è una legge che attacca frontalmente un sistema, che è il sistema degli enti, delle agenzie e aggiungerei delle società della Regione Lazio. Un universo indicibile, sul quale universo la stessa Corte dei Conti nell'ultima relazione annuale che risale su questo tema al 2006 usa espressioni molto dure. Da un lato dice è praticamente impossibile capire anche la portata di questo universo perché nascono come funghi questi enti, queste agenzie e quindi è difficile anche avere un quadro completo e poi dice non è che in questo modo migliori l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa regionale, al contrario, e la Corte dei Conti richiama ai principi costituzionali, in particolare a quelli della riforma del 2001 e dice la Corte dei Conti, tenete presente che ci sono tre modi per gestire le funzioni amministrative, una è quella di esternalizzare e voi avete esagerato, una è quella di utilizzare le competenze, le professionalità interne e voi lo fate poco e poi c'è una cosa che non fate per niente, cioè che è quella di investire secondo il principio di sussidiarietà, di investire gli enti locali, cioè gli enti più vicini alle esigenze dei cittadini. La mia legge, sulla quale io devo anche raccontare diciamo un fatto che non è che sia importante, però non l'ho mai raccontato. Presentata quella legge, poiché io sono e sarò fedele fino al 2010 al presidente Marrazzo, perché venni votato ed eletto sulla base di quella proposta complessiva, io scrissi una nota al presidente della Giunta e dissi c'è una finanziaria nazionale che incombe e che chiede tagli pesantissimi a tutte le amministrazioni centrali, regionali e locali. Abbiamo un buco della sanità che cominciamo a capire a quale entità ammonta, credo che un'azione forte di compressione dei costi e di recupero di efficienza su questo sistema di enti ed agenzie sia opportuna, anche per non trasformare una battaglia politica in una battaglia individuale, cioè mia. C'è una risposta che è indiretta dal governo, è indiretta ma è una risposta, ed è l'articolo 31 della finanziaria. Io qui mi permetto di dissentire dalla collega Laurelli, perché l'articolo 31 non è un articolo che deve essere attuato. L'articolo 31 è legge, se fossimo in Parlamento, dello Stato, e legge della Regione invece, e come tale andrebbe osservato. Perché si deve attuare una norma, come dire, generale che rinvia ad una normativa diciamo di dettaglio. Qui c'è una norma molto chiara che è una norma di dettaglio perché elenca una serie di enti che devono essere come dire internalizzati. Seconda questione, ma questa è più politica che mi vede in posizione diversa dalla correttissima consigliera Laurelli. Io non riesco a capire perché noi dobbiamo votare una legge perché essa rappresenta l'avvio di un processo di riforma. Cito testualmente, le riforme né si annunciano né si